Ecco, Careri è l'animatore, il fondatore di un gruppo che si chiama Stalker, ma non vi spaventate, questo termine che oggi ha un suono sinistro perché ricorda i disturbatori che ci perseguitano con telefonate, messaggini, eccetera, in realtà anche questa ha un'origine cinematografica, perché per chi, ahimè, è più vecchio di voi, Stalker evoca un famoso film di Tarkovsky in cui lo stalker non è un disturbatore che insidia la tranquillità degli altri, ma è un esploratore che si avventura nella zona, in questa strana terra di nessuno, potremmo dire, che alcuni fenomeni hanno modificato e reso difficilmente abitabile. Ecco, Careri ha creato questo gruppo che opera nel territorio, esplora il territorio, questo territorio di mezzo, potremmo dire, però naturalmente è anche un docente architetto, docente alla facoltà, al Dipartimento di Architettura della mia stessa università Roma 3. Quindi gli do senz'altro la parola e lo ringrazio. Sono io che vi ringrazio di avermi invitato, e anche io ringrazio gli studenti per il lavoro che avete fatto, insomma il blog è molto molto compatto, eccetera, ma non mi dilungo perché stiamo... Allora, chiederei di essere interrotto 5 minuti prima della fine, perché io invece non ho sveglia in tasca a ricordarmi. Allora, questa che vedete qua dietro è una mappa di Roma, noi abbiamo chiamato Planisfero Roma, che racconta la nascita di Stalker, noi lo diciamo alla romana, non Stalker, che questo laboratorio di arte urbana, adesso non sto a raccontarvi di Stalker, quello che vedete è un percorso bianco di 4 giorni fatto a piedi interamente, dormendo fuori in tenda, adesso vi faccio vedere alcune immagini, e una mappa di Roma disegnata come se fosse un arcipelago di isole, ossia i quartieri dove si abita normalmente, quelle che appunto ieri Paolo Fandri ci raccontava del luminoso e dell'opaco, l'aprico e l'opaco. Ecco, immaginate come se la città avesse una parte illuminata dove normalmente viviamo, dove, quella dove ci sono i negozi, i semafori, le vostre case, eccetera, ma c'è anche una parte all'ombra, una parte dove non vi capita di andare, per esempio questo bellissimo terreno con tutte queste montagne e delle ruspe che stanno qua dietro, dove siamo a 50 metri da qui, che è un bellissimo playground di giochi, si può andare là a fare scavare, fare quelle zone in trasformazione che non sappiamo bene cosa sono, cosa diventeranno, che sono così sospese, e che secondo me sono le più interessanti. Se io dovessi scegliere, io ieri poi non sono intervenuto quando la professoressa Castiglioni ha messo quelle 9 immagini in cui potevamo scegliere il paesaggio che più ci piace, no? In realtà secondo me la domanda era un po' mal posta, non era quella che più ci piace, ma forse la più interessante, quella dove ci sono più cose da scoprire, ecco la premessa, più in questi termini. E forse, per come sono, ma vi spingo anche un po' in questa direzione di esploratori, mentre la prima, poi erano quell'ordine decrescente, no? La prima erano le Dolomiti e l'ultima era uno strano gazebo in una piccola piazzetta, una rotonda, in una periferia anonima dove forse ci sono dei tossici, insomma un posto sicuramente più interessante se vogliamo scoprire dei nuovi posti, esplorare ed essere scopritori anche noi di nuovi paesaggi. Le Dolomiti ci offrono quello che più o meno sappiamo di incontrare, mentre se vogliamo andare verso l'inconosciuto, se vogliamo avere anche noi, essere degni di ciò che accade, forse la cosa migliore è mettersi in cammino proprio a partire da un posto come questo qua dietro, insomma.
se no ci ritroviamo nei musei, nelle chiese bellissime romaniche, eccetera, ma tutto quello più o meno si sa. Allora, questo viaggio che abbiamo fatto con Stalker nasceva proprio da questa scommessa, questo credo, ecco, di pensare che esista ancora un territorio da esplorare, che questo territorio da esplorare sia molto più vicino a dove siamo noi, alla nostra casa, che non c'è bisogno di prendere un aereo per andarsene in Australia per fare l'esperienza dell'esotico e dell'inconosciuto, ma soprattutto, insomma, quello che vi spingo a fare è di essere degni della vita che state vivendo, dello spazio che state abitando e del fatto che anche voi potete scoprire dei paesaggi, cioè che potete avere una vostra definizione di paesaggio, cioè che c'è ancora da creare, cioè la cultura si continua a trasformare e i nostri occhi continuano a essere trasformati, quindi chi lo sa, se voi vi mettete in cammino qui a Pistoia a fare un'operazione del genere, chissà cosa trovate, ecco, non tutto sicuramente lo trovate nei libri, non tutto lo trovate nei giornali, i vostri genitori vi raccontano la loro esperienza, ma non quella che potete fare voi. Quindi l'invito, diciamo, di questa mia lezione è mettetevi in cammino e adesso vi racconto un poco di più. Ieri abbiamo detto che il paesaggio era... anche che esiste un paesaggio, diciamo, statico fatto dalla pittura a cavalletto e poi c'è un paesaggio che possiamo raccontare in movimento. Ecco, noi per raccontare che cos'erano questi luoghi di Roma mentre li scoprivamo abbiamo proprio deciso di spostare il punto di vista, se ne è parlato anche ieri di questo, e di metterlo in questo blu, nel vuoto, diciamo che i gialli sono i pieni, i blu sono i vuoti. I gialli, abbiamo detto, contengono quella che chiamiamo normalmente città, i vuoti contengono fabbriche abbandonate, anche delle archeologie che sono state recintate e poi mai più aperte, Roma è piena di questi luoghi, ferrovie, campi agricoli, cimiteri, parchi, anche quelli che chiamiamo parchi ma in realtà sono stati recintati, poi ci sono dei buchi nella rete e chi vuole li utilizza. Ecco, tutto questo paesaggio che è difficile anche da nominare, in realtà copre, cioè è lo sfondo, cioè copre una enorme parte delle città, poi queste mappe le abbiamo fatte per tante altre città in più di 20 anni che lavoriamo insieme. Quindi mettere il punto di vista fuori dalla città, cioè descrivere la città non dagli assi, dai monumenti, non da dentro l'isola, da cui è sempre stata descritta dagli urbanisti, ma guardarla da fuori, vedere come la città si trasforma lungo i suoi margini, che sono quelli più attuali, quelli dove, se vogliamo, possiamo vedere che ci sono delle trasformazioni, perché le trasformazioni non sono certo nel centro storico con tutte le telecamere che ti osservano. Se qualcosa succede di nuovo, succede lungo il bordo, quelle che si chiamano le periferie, anche se poi le periferie sono interne, perché vedete che il vuoto entra dentro, si ramifica alle varie scale. E quindi cercare di stare fuori e osservare la città da fuori, ma anche osservare chiaramente il paesaggio. Ecco, il titolo è un po' il territorio attuale vuol dire quello dell'Iket Nunc, quello che stai vivendo, è un po'. Diciamo un tentativo di, se ci arrivo vi racconto anche un'ultima camminata fatta l'anno prossimo, è una a cui vi invito a venire ad aprire a chi vuole, per uscire fuori dal contemporaneo. Siamo entrati nell'antropocene, però in realtà, ecco, l'attuale è quello che ancora non sappiamo di essere, il divenire altro, per citare alcuni filosofi. Ossia, mentre il contemporaneo, quest'epoca che stiamo vivendo, ha già in qualche modo in camera continuamente tutto, è il contrario di tutto, noi abbiamo la speranza che ci sia qualcosa che sfugge al contemporaneo e che
sarà un qualcosa di, e che non può che essere l'attuale, quello che sta succedendo in questo momento. Avere la fiducia un po', non tanto nel futuro, ma proprio nel saper cogliere quello che succede, ecco, già sarebbe un primo passaggio. Ecco, questa prima immagine, sempre di quel giro, ci fa capire come, appunto, dove abbiamo camminato, mai sul marciapiede, mai sull'asfalto, ma sempre cercando di stare con i piedi nel fango, nella terra, tra i rovi. Qui è appunto un'immagine molto neorealista di una Roma che sembra più che altro quella di Mamma Roma, di questo gruppo di ragazzi che se ne va in giro. Ecco, questo carattere qui del paesaggio romano io sono convinto che non solo c'era negli anni 50, ma ci sarà nel 2300, perché è fondativo. E anche quando ci saranno dei nuovi grattacieli, chissà cosa ci sarà. Comunque questo stridere tra questa campagna che cinge Roma, e magari saranno molto più lontani, ci saranno le rovine di quello che stiamo vivendo oggi, però questa immagine io credo che continuerà a essere Roma, di questi pieni e questi vuoti, le spiagge le abbiamo chiamate anche, i luoghi dove il pieno e il vuoto hanno una specie di bagnasciuga temporale, insomma, in cui non si capisce bene se è pieno o se è vuoto, ci sono delle, anche queste zone. Ecco, qui siamo tutti insieme, non sono il fondatore di Stalkers, un cofondatore, insomma, questo giro l'abbiamo fatto in 10, poi sono venuti altri 10, poi altri 10. E questa un po' è l'azione che vi invito a fare, perché senza fare questa azione non possiamo conoscere. Allora, se il nostro scopo è conoscere i luoghi nascosti della città, dobbiamo anche fare delle operazioni forti, superare delle nostre barriere mentali e superare anche delle barriere fisiche, perché se vogliamo cogliere la città di sorpresa, quando meno se l'aspetta, nei luoghi dove meno vuole essere visibile, dobbiamo fare delle forzature. Questa forzatura è, per esempio, entrare in una proprietà privata. Questo vi invito a farlo perché è sempre molto divertente. Io ho un corso che si chiama Arti Civiche e che da 10 anni ormai io faccio lezioni solamente fuori dall'università, non entro mai dentro l'università, anche gli esami si svolgono fuori, e il primo giorno succede questa cosa e lì si divide chi farà il corso e chi no, cioè chi ha il tabù della proprietà privata non può venire, cioè, chi non riesce a passare questa barriera vuol dire che si vuole accontentare di quello che è dato conoscere, ma se veramente vuoi fare l'esperienza devi saltare. Questo fatelo non in orario scolastico, fatelo non per sé, mettete il lavoro tra di voi, un weekend. Finora mi è andata bene, nessun mio studente si è fatto male, ma insomma credo che potrei passare dei guai. Allora, scavalcare. Perché io veramente credo che non ci possa essere conoscenza se non si fa un passaggio iniziatico di questo genere, di poter conoscere di più. E poi una volta che hai scavalcato ti trovi a seguire in realtà delle tracce che qualcuno sta lasciando, no? Ci sono dei sentieri, i sentieri non esistono se non c'è qualcuno che abita questi spazi. Questi sono sentieri molto spesso fatti da chi si nasconde in questi luoghi, da chi ci si costruisce le baracche, da chi ci si fa casa, persone a cui tu puoi chiedere dove andare, delle direzioni, perché conoscono molto bene il territorio intorno a loro. A volte, che ne so, c'è anche una auto, diciamo, micro infrastrutturazione di questi percorsi. Se c'è un fosso, una marana, si dice a Roma, qualcuno ci ha messo delle tavole e quindi ci sono dei ponti per passare, se c'è un muro più alto qualcuno ci ha messo delle pietre, dei mattoni e puoi saltare, ci sono dei buchi nelle reti per entrare in terreni recintati, di solito quando entri in un buco
poi continui a seguire un percorso e c'è un altro buco che ti permette di uscire. Ossia, non abbiate paura, perché questi luoghi sono abitati. Se poi uno ci va in gruppo ci si dà un po' più di coraggio e sicuramente scoprite una pistoia che i vostri genitori, i vostri professori, nessuno ha mai visto. Insomma, se volete potete essere degni di conoscere più di quanto non vi sia stato detto. Ecco, poi c'è l'esperienza di dormire in tenda fuori, cioè di non tornare, e questo, il fatto che questo fatto non è solamente un pomeriggio, ma una durata di 5 giorni, ti comincia a veramente a scuotere nell'interno, no? E, quando torni a casa dopo un'esperienza del genere, tu sei un altro. Hai fatto un percorso iniziatico, la città ti si è aperta, la tua mappa mentale ora comprende una serie di spazi che prima assolutamente erano cancellati, erano quelle che noi abbiamo chiamato amnesie urbane, cioè tutta quella parte di vuoto, se volete, l'inconscio della città, la parte buia, a un certo punto iniziate a toccarla, capite che esiste, che si può andare, che si può esplorare, e la città per voi, dopo un'esperienza del genere, sarà un'altra. Allora, io questo è molto facile da fare, lo potete fare domani, domenica, vi organizzate in un gruppetto e si fa. Allora, tutto questo, questo perdersi, a me poi mi ha... cioè, non è che da lì in poi ho cercato le fonti. Contemporaneamente, mentre facevamo Stalker, affioravano delle cose che erano già successe nella storia. Io ho avuto la fortuna di poter fare un dottorato e quindi di avere il tempo per mettermici, e da questo ho cominciato a lavorare su... ho capito che c'era un problema sul rapporto tra questi due termini, architettura e nomadismo. Quello che ci hanno sempre raccontato è che i nomadi non hanno l'architettura, mentre i sedentari, una volta che si siedono, costruiscono l'architettura. E in realtà la mia teoria è che l'architettura l'hanno inventata i nomadi e non i sedentari. Non so se riesco a arrivarci, ma mi piacerebbe raccontarlo. Ora, proviamo a togliere anche la parola architettura. Diciamo, oggi stiamo parlando di paesaggio, possiamo dire paesaggio, ma io la chiamerei arte della trasformazione fisica e simbolica del territorio. Quindi è un'arte che trasforma simbolicamente il territorio, a volte lo fa alzando delle pietre, quindi in modo fisico, ma in realtà penso che esista, che quest'arte esista da molto prima della pittura. Ieri dicevamo il paesaggio nasce nel 400 con i primi quadri di paesaggio. No, io assolutamente non sono d'accordo con questa affermazione. Credo che il paesaggio, la pittura di paesaggio nasce nel 400, ma il paesaggio in quanto trasformazione simbolica del territorio nasce molto tempo fa. Questa è la prima mappa che ho trovato in cui sono presenti dei percorsi, che sono quelle linee, quegli spaghetti tra luoghi. Ci sono delle capanne, ci sono i campi agricoli con i puntini, ci sono dei recinti con le bestie. Più o meno siamo nel 10.000 a.C., cioè nel momento della rivoluzione neolitica, della nuova pietra rispetto alla vecchia pietra del Paleolitico. Qui ci siamo cominciati a sedere, a diventare sedentari, ad avere dei villaggi, e forse più che dei sentieri sono delle relazioni tra luoghi, cioè posso andare da qui a lì. Questi due posti sono collegati uno all'altro. Questo succede, questa la salto. Ecco, arriviamo qui un momento. Questa è la prima, sono le prime tracce che lascia non proprio un uomo, ma un ominide, un qualcuno che cammina in statura eretta,
Nel fango solidificato del vulcano di Ledoli, probabilmente c'è un'eruzione vulcanica, sono un bambino con un suo genitore che scappano e lasciano queste tracce, poi arriva la cenere del vulcano, si solidifica, e quindi molto prima delle caverne, delle mani, di tutto quello che ci fanno studiare, ci sono la prima traccia è un percorso, è un camminare, è un andare. Allora, questa roba succede 3.700.000 anni fa. In realtà, chi ha studiato queste orme dice che è una scimmia, una australopitecina, che è altrettanto abile a prendere con i piedi un ramo, ma sta camminando in statura eretta. Quindi siamo appena scesi dagli alberi e abbiamo cominciato a camminare. Quindi, se mettiamo adesso 4 milioni di anni in... Io mi piace sempre fare questa cosa, scusatemi, di camminarli. Cioè, se da qua, qui siamo a 4 milioni di anni, grido, mi faccio sentire. Ah, guarda, se da inizio a camminare, fino a qua, diciamo che a metà siamo a 2 milioni di anni, 1 milione di anni, 500.000 anni fa. Dividiamo per 5, più o meno siamo a, questi sono 100.000 anni, 10.000 anni fa sarebbero più o meno 2 centimetri, e si dice che 10.000 anni fa è stata inventata l'architettura. Certo, menhir, oppure il paesaggio, chiamiamolo come vogliamo. Allora, a me questo fatto che noi da quando siamo scesi dagli alberi a 2 centimetri fa, ieri, non esistesse una trasformazione simbolica del territorio, cioè culturale, cioè che io davo dei significati a dei luoghi, mi sembra un'assurdità. Io penso che il nostro cervello, da quando siamo scesi laggiù dall'albero a quando abbiamo messo, ci siamo seduti, abbiamo fatto i villaggi, le città e non siamo più stati nomadi, mi sembra un'assurdità. E quindi penso che durante tutto questo nomadismo il nostro cervello si è formato, cioè noi siamo molto più nomadi di quanto non pensiamo di essere, perché tutto il nostro modo di concepire lo spazio, ma anche probabilmente le arti, nasce qua, cioè si forma in questa cosa qui. Poi dopo ha luogo, trova un luogo dove fermarsi, ha una sua messa a fuoco in quel momento lì, dopo l'ultima glaciazione, con l'agricoltura, eccetera. Però tutto questo nomadismo fa parte del nostro modo di pensare, quantomeno. E quindi quando facciamo quelle cose ai rom, come abbiamo visto ieri, non so se avete visto un video terribile, ma ecco, dobbiamo anche pensare che forse loro sono quelli che ancora portano con sé questa cultura. Non sono... Comunque adesso lì ci arriviamo. Quindi 4 milioni di anni fa succede questo, e 10.000 anni fa tiriamo su questi primi oggetti nel paesaggio, cioè facciamo questa prima operazione culturale di inventare qualcosa che non è più natura, ma che si confronta con la natura, e quindi di inventare un primo segno artificiale che si contrappone alla natura, che io credo che sia paesaggio. Cioè qui c'è paesaggio, c'è architettura, perché questa cosa qua poi dopo viene tripartita con una base e un capitello e diventa colonna, oppure prende le sembianze umane o un totem e diventa scultura, probabilmente ci si fanno danze intorno. Insomma, questo simbolo della nuova pietra del Neolitico in realtà condensa in sé tantissime attività simboliche, artistiche se volete, di rapporto con la natura. Questa cosa succede in tutti i continenti contemporaneamente dal 10.000 a.C. in poi.
Allora, che cos'era il paesaggio, l'architettura, l'arte simbolica e trasformazione dello spazio prima del menhir? Perché lì è abbastanza chiaro che quello è un primo atto. Io credo che quello che succede è che tutte le varie peregrinazioni di persone, insomma, nomadi, ma eravamo tutti nomadi, quindi c'è poco da dire, di uomini che camminavano da una parte all'altra, da continente all'altra, scambiandosi informazioni e cultura, e sono loro, diciamo, le prime attività simboliche sono quelle di nominare i luoghi, intanto, cioè trasformare un luogo che non ha nome nel momento in cui io gli attribuisco un valore simbolico e quindi un nome, già ha trasformato quel luogo senza che io ci abbia costruito sopra un menhir o un'architettura o un'infrastruttura. Del fatto di nominare è una trasformazione simbolica. Questo è il walkabout degli aborigeni australiani. Se potete, leggete un libro bellissimo di Bruce Chatwin, Le vie dei campi, e in Audi, edizione economica, costa 5 euro, quindi è assolutamente fattibile, in cui racconta proprio tutta questa storia del rapporto tra spazio sedentario e spazio nomade e comportamenti. Le vie dei campi, adesso non so se riesco a raccontarvele velocemente, comunque diciamo che sono una mappa sonora cantata in cui ogni tribù conosce delle canzoni, seguendo quelle canzoni è come se uno leggesse la guida. Queste canzoni ti permettono di attraversare tutto il territorio australiano da una parte all'altra, quindi nella mia tribù ognuno deve sapere una decina di canzoni a memoria, dobbiamo andare tutte insieme perché questo bagaglio di orale deve essere messo in comune se vogliamo andare a attraversare il continente. Questo si chiama walkabout, il che vuol dire nominare i luoghi, la montagna delle formiche, il lago rosso, eccetera, eccetera, e poi metterle in una narrazione che ci permette di attraversare il territorio. Sono delle mappe cantate. Questo invece è un lavoro che ho fatto in Sardegna, io sono mezzo sardo, i nuragici, popolazione che abita la Sardegna da quando ci siamo seduti, almeno nel 2000, avanti Cristo a oggi, i nuragici non avevano scrittura e quindi non ci hanno tramandato una loro storia e quindi non sono nei vostri libri di storia insieme agli egiziani, agli assiro-babilonesi e a tutti gli altri, perché ci hanno lasciato un po' di pietre. In realtà non ci hanno lasciato solo queste pietre, in Sardegna c'è tutta la storia dell'architettura, dal primo buco che uno fa dentro Madre Terra a quando quel pezzo di montagna lo stacchi e diventa il centro di un tempio, quindi il sacello, a quando ci metti una porta, alzi il menhir, ci fai gli allineamenti, ci fai il cromlech, tutta la Sardegna è piena di tutto questo, ma per fortuna nessuno lo sa. E queste pietre stanno tranquille lì, mentre 4 milioni di turisti stanno a mollo lungo le coste, no? Invece là dentro non c'entra nessuno. E poi i nuraghe, che invece sono un po' più conosciuti, stanno lungo le strade, ogni tanto si possono visitare. Allora, ero in Sardegna e a un certo punto mi portano in questo luogo dove c'è un valico, ci sono due menhir da una parte del valico, altri due dall'altra, e un piccolo menhir al centro, quindi cinque menhir messi due come porte. E mentre stavo lì che mi guardavo questo posto strano, passa un pastore con il suo gregge, entra là dentro e se ne va dall'altra parte. Porca miseria! Allora, chi ha messo queste pietre? I pastori o i cittadini dei villaggi, gli agricoltori, i nomadi o i sedentari? Chi ha inventato l'architettura? Perché chiaramente lì ci sono sempre passati, da milioni di anni si passa in quel valico, perché l'orografia fa in modo che per non perdere energia, io non salgo prima su quella montagna e poi riscendo, se posso passo di là, e quindi l'orografia
da sola porta un andare, no? Porta un camminare sia per le bestie che per gli uomini. Quindi chi ha sacralizzato questo spazio come porta non può essere che è stato che un nomade, un camminante, un qualcuno che si sposta con le greggi. Ecco, questa è l'altra parte del valico. Quindi questo è il primo menhir che è stato scoperto, ma in realtà i pastori li conoscevano da sempre, però è stato portato nel museo di Sassari e ha questa strana iscrizione, viene interpretata come il pugnale, il capovolto e il non mi ricordo come si chiama, insomma un fronte con il naso nella punta. Io in realtà ho dato un'altra interpretazione. In Sardegna vengono chiamate perdas litteradas, ossia le pietre delle lettere, che vuol dire secondo me sia che ci puoi iscrivere come se fosse un obelisco egiziano e sia che ci puoi costruire l'architettura, cioè usarla come punto, usarla come linea, usarla come superficie. Vi ricordo che Punto, linea, superficie è un bellissimo libro di Kandinsky scritto nel 21 con cui si racconta gli elementi fondanti dello spazio, ma soprattutto che con queste pietre tu puoi descrivere una geografia, cioè io la metto qui perché qui vicino c'è posso raccogliere l'acqua, qui posso pregare perché ho delle energie toniche e mi posso ricaricare di energia. Insomma, sono messi in dei luoghi intanto in relazione tra di loro su dei percorsi della transumanza. E poi non bisogna guardarli come pietre singole, come fanno gli archeologi, che ti dicono tutto, quanto pesa, di che tipo di roccia è, ma non ti dicono che sta lì per questo motivo e che è in relazione a quell'altro. In realtà si sta costruendo un territorio attraverso i menhir, e questo comincia molto molto prima di quello che noi pensiamo. Cioè, tutto questo è probabilmente nato qui, in questo spazio di cui abbiamo un'amnesia, che non vogliamo riconoscere, che è lo spazio del nostro nomadismo, e che invece è fondante per su tutto questo discorso. Ora, come fa? Chi ci racconta questa storia? Come ce la siamo raccontata noi occidentali? In realtà ce la raccontiamo a pagina 3 della Bibbia, cioè non a pagina 856, ma è la prima cosa che la Bibbia ti dice è che esistono Caino e Abele. Non so se volete che la racconto, questa storia. Tra l'altro mi piace molto come la racconta Chetwin in quel libro che vi ho detto prima. Allora, Caino è un agricoltore sedentario, Abele è un pastore nomade. Caino fa un lavoro che lo tiene fisso sul territorio perché ha seminato i campi e deve raccogliere i suoi frutti, quindi sta tutto il giorno lì a zappare. Abele se ne va in giro per il mondo, conosce gli altri, conosce il paesaggio, tira su un menhir, costruisce direzioni. A un certo punto, appunto, come ce la racconta Chetwin, Abele torna dalla sua transumanza e trova uno steccato. Caino ha protetto i suoi campi per non far mangiare l'insalata dalle pecore. Caino dice, che cos'è questa nuova invenzione? Dio ci ha dato la terra a tutti, potevamo andare ovunque. Insomma, Caino ha inventato la proprietà privata. Ok, tornate a quell'immagine dello scavalco. A questo punto si è recinto un pezzo e non mi vuole far entrare. È un po' la storia del Temenos di Romolo e Remo e di tanti altri gemelli, fratelli, ce ne sono in India. Cioè, questo è un fatto, diciamo, fondante di varie civiltà, di varie culture, di avere un sedentario e un nomade, un agricoltore e un pastore. Tanto sta che Caino prende e spacca la testa al fratello. È il primo omicidio della storia, prima di Caino non era morto nessuno, neanche per motivi naturali. Viene ammazzato il primo fratricidio. Ora,
quanto? Ah, vabbè, allora vi racconto pure un altro pezzo di questa storia che è una mia interpretazione. Sul fatto che poi Dio lo vede, dice: Caino, guarda che t'ho visto, hai ucciso tuo fratello, adesso la terra è sporca del tuo sangue, che vogliamo fare? Mi toccherà punirti. E Dio punisce Caino con il nomadismo, cioè gli dice: tu diventerai, devi andare a essere errante nel deserto di Nod, dove prima andava tuo fratello. Quindi l'erranza, o l'errore di Caino viene punito con l'erranza, che diventa una punizione. Sarai nomade come non volevi essere. Poi Caino dice: non è molto preoccupato da questo fatto di essere nomade. L'unica sua preoccupazione, gli dice: ma se io incontro l'altro, lo straniero, i popoli confinanti, come faccio? Quelli mi ammazzeranno. Allora dice: il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque lo avesse incontrato. Quindi esiste l'altro. Prima l'altro era suo fratello, il primo con cui ha avuto una relazione, un conflitto, è stato suo fratello e l'ha ammazzato. Dio è preoccupato, se continua così l'umanità non va lontana, quindi bisogna trovare un modo con cui incontrare l'altro, con cui incontrare il nomade, peraltro il rom, lo straniero, il profugo, e gli dice, gli impose un segno. Ora su questo segno l'iconografia di Caino non è molto chiara, lui ha un bastone come l'errante, invece esiste un simbolo che si chiama il ka, che è proprio l'inizio, porta con sé l'etimologia di Caino, che è il simbolo dell'eterna erranza, e che è un simbolo che passa dal paleolitico al neolitico, cioè esattamente viene creato in questa zona qua della storia, in questa linea non detta, e che poi ritroviamo in testa ai faraoni egiziani, che peraltro costruiscono la prima architettura, è un tempio dedicato al ka, per chiudere l'eterna erranza per sempre dentro l'architettura. Questo simbolo lo trovi in Polinesia, in Messico, in tutte le culture di nuovo, ed è un simbolo per incontrare l'altro, per incontrare lo straniero. Cioè io alzo le mani, vengo senza armi, sono solo di passaggio, fatemi transitare, chiedo ospitalità fondamentalmente, di poter passare nel tuo territorio, ma senza voler avere un conflitto. E questo è in Messico, l'ho trovato in una caverna. Ora, il Karnak, di nuovo c'ha il K dentro, ed erano della specie di calendari, per come sono stati interpretati, dei calendari di pietra. Quello di Karnak in Francia è lungo 3 km e sono 11.000 menhir portati da posti molto lontani della Francia, perché sono una collezione di pietre di tutta la zona della Bretagna. Ed erano probabilmente luoghi fatti per camminare, per sacralizzare il cammino, per avere una ritualizzazione nel tempo. Probabilmente sono storie oggi a noi. E questo è il Karnak che vi dicevo invece in Egitto, stesso nome, in luoghi completamente diversi, stessa architettura. Il Karnak è una serie di colonne allineate, 11 filari, e quell'architettura di pietra, gli viene messo un tetto sopra, diventa un interno, e questa è la prima architettura di pietra dell'umanità. Viene fatta da Re Zoser in Egitto, e da qui in poi il percorso, l'erranza, vengono chiusi dentro l'architettura, imprigionati per sempre, quel percorso viene sacralizzato là dentro, si perde. Da qui in poi i menhir saranno abbandonati, la scultura viene messa nel tempio, ne esce fuori negli anni 60, oggi andiamo alla fattoria di Celle, è la prima volta che la scultura si riappropria di questi spazi, come lo faceva nel Neolitico, è successo pochi anni fa, insomma negli anni 60, quando i landartisti
decidono di uscire dai musei, dalle gallerie e dal timpano sostanzialmente in cui era stata messa la scultura, quindi imprigionata per sempre dall'architettura, finalmente la scultura si confronta direttamente col territorio, che è quello che vediamo oggi a Celle, insomma questo passaggio è molto recente. Quanto? Allora, preferite che vado su situazionisti, dadaisti, lettristi o sulla Renidarte? Va bene, provo a fare tutte e due in una velocità. Ok. Allora, chi è? Da quel punto in poi, diciamo, il percorso diventano peregrinazioni sacre, eccetera, viene preso dalla religione, c'è tutta le processioni, c'è tutta una parte che io salto, e salto fino a Dada, al 1921, in cui si riprende il cammino di questa storia. I dadaisti organizzano una serie di visite a dei luoghi banali. L'ho dimenticato di avere, perché se no si scarica, tanto non cammino più. La prima visita che fanno è questa è una foto famosa dei dadaisti. Stanno in un terrain vague, ossia in un giardinetto abbandonato con una palizzata rotta in cui loro si sono intrufolati, e c'è un campo incolto accanto a una chiesa, siamo a Parigi, dietro in realtà c'è Notre Dame, quindi siamo abbastanza al centro, ma dall'altra parte della Seine, la rive gauche. Fanno che cosa? Un ready made, adesso è un po' difficile spiegarvi che cos'è un ready made, ma quando Duchamp prende l'aria di Parigi, la porta in una galleria, vuol dire dare una importanza, dare un valore simbolico, estetico a un qualcosa che poi io dopo trasporto in un luogo dedicato all'arte e quindi diventa opera d'arte, ok? L'orinatoio di Duchamp, eccetera. Loro vanno qui e non prendono nulla, e non portano nulla in un museo, e non portano nulla lì, non è che fanno una scultura, una statua, una cosa, cioè sono molto più avanti rispetto agli scultori che oggi operano nelle città, rispetto a tutte le sculture di Cavour, Mazzini, eccetera, ma anche delle rotonde in cui i nostri scultori fanno public art pensando di essere dei grandi innovatori. No, loro non fanno nulla, decidono che non è la rappresentazione, ma è l'esperienza, non è la narrativa, ma è il fatto di essere lì che è importante. Cioè, portare i loro corpi in questo luogo per significare questo luogo banale, proprio per la sua banalità, questa è l'opera d'arte. Non devo stare a metterci un'opera, una cosa, eccetera. E l'importante è che io ho capito questo e vado lì a esserlo, a dimostrartelo. Quindi la presenza dell'artista in un punto della città è significativa. Anche se non fa un quadro, anche se non fa una scultura, anche se non fa una poesia, il fatto di essere lì, ok? Questo primo passo lo fa Dada, cioè significare un posto. Poi, su questo i dadaisti in realtà scrivono, in questo libro Le Paesane di Parigi ci sono tantissime descrizioni di camminate notturne fatte dai dadaisti negli anni 20. Lì raccontano che l'inconscio della città si è andato a nascondere nel parco di Butchaumont, altra opera che per loro era un luogo banale, e lì capiscono che bisogna inventare una scienza. E Breton la chiama psicogeografia, cioè se la città ha un inconscio bisogna inventare qualcosa che fa capire questo inconscio. E come si può fare? Si può fare andandoci a camminare, cioè lo si può scoprire solamente andandoci, facendone l'esperienza. I situazionisti prendono questa parola
diventa la loro parola d'ordine insieme alla derive, la deriva, cioè il perdersi, l'andare a zonzo, diciamo noi, la flânerie, qua c'è tutta una tradizione parigina, e cominciano a costruirci sopra una teoria rivoluzionaria, intanto perché nel campo artistico, perché tu non puoi vendere una camminata, e quindi esco dal mercato dell'arte, non sono più come Duchamp, che creo delle opere che poi qualcuno ci può speculare sopra, che mettono dentro un museo, una galleria. No, io faccio, produco esperienze, e produco esperienze fuori dal sistema culturale dominante, e quindi contro il sistema capitalistico. Siamo negli anni 50, anche qui siamo oggi più volte citati. E quindi mi sottraggo, diciamo, a questa storia che è stata scritta da altri, perché voglio costruire una mia nuova storia. E cominciano a raccontarla attraverso anche delle immagini, dei racconti, dei testi. Questa è una mappa che appunto sono i lettristi, scusatemi, ancora siamo negli anni 50, fino al 57 non parliamo di situazionisti. Questa è una mappa di Parigi con sopra un collage di un planisfero che dice esattamente quello che vi stavo dicendo all'inizio, cioè che l'Australia in fondo ci possa arrivare a piedi da un quartiere di Parigi, perché l'altrove, di nuovo Calvino, cioè, sono nell'ombra e vado verso, è l'altrove che mi chiama, mi spinge la conoscenza dell'altrove, dell'altro, l'altrove lo trovo qua. A quattro passi da casa mia, non ho bisogno di prendermi aerei per andare a esplorare il mondo, perché l'altro è qui vicino a me. Questi sono dei bellissimi libri fatti da Guy Debord e da Asger Jorn, che raccontano le loro derive, si chiama La deriva urbana, questo perdersi coscientemente nei labirinti della città. Vabbè, non vi spiego la deriva da dove viene. Altre mappe, appunto, sono in realtà loro sono dei poeti, non sono dei pittori, degli artisti, in realtà tutto questo nasce in campo poetico, sia da dadaisti che i lettristi, poi faranno cinema, faranno tante. Queste sono appunto delle. Continuiamo con. Ecco, è tutto questo lavorio sulla cartografia, su come raccontare attraverso le carte queste invenzioni psicogeografiche, e a un certo punto prende questa forma, che forse è la più famosa, anzi lo è, che si chiama The Naked City, la città nuda, fatta da Guy Debord, in cui la città è stata ritagliata, sono coriandoli, sono frammenti di città, ognuna è una, la chiamano unité d'ambiance, cioè non di ambiente, ma di atmosfera, cioè in quel quartiere, in quel pezzo ho la stessa atmosfera, passo a un altro, sento un'altra atmosfera, quindi in realtà posso smontare, ricostruire la città attraverso la psicogeografia come voglio io, attraverso un qualcosa che è soggettivo, e posso fare delle mappe psicogeografiche di qualsiasi territorio. Breton, che ha inventato questa parola, dice: se lo potete fare voi a casa vostra, per fare la mappa psicogeografica della strada dove vivi, io disegno una linea con uno spessore, disegno in nero le zone dove mi sento a disagio, in bianco quelle in cui mi sento a proprio agio, e in grigio quelle dove agio e disagio variano col tempo, con la sera, i miei umori, eccetera. In questo modo ho misurato su me stesso la geografia della strada dove abito, e quindi posso disegnare una mappa psicogeografica. Questa cosa la posso fare per interi quartieri, dando delle caratteristiche di atmosfera ad alcuni quartieri diversi da altri. L'unica cosa che può ricostruire la città è la deriva, sono queste frecce rosse in questo mare vuoto, in questo liquido amniotico in cui galleggiano le parti consapevoli, perché poi c'è tutto l'amnesia urbana.
Questo è New Babylon, una città utopica costruita da Constant sul concetto di deriva urbana, ma non ci vado, perché a questo punto invece andiamo a Celle, e quindi nell'ambito della land art, in quella che viene chiamata arte ambientale, quello che volete, a un certo punto questo signore che si chiama Richard Long, ha 23 anni e cammina su un prato, avanti e indietro, finché non lascia la traccia di questo sentiero. Gli fa questa foto, la porta al suo professore, perché è uno studente del College of Art, non mi ricordo, e gli dice: ho fatto un'opera d'arte. Quello dice: porca miseria! E effettivamente non era mai stato fatto da nessuno il fatto di utilizzare il percorso come forma d'arte, il camminare come forma d'arte. Da qui chiaramente l'erba il giorno dopo risale su, l'opera scompare, vive solo in quella fotografia, però quindi c'è stata un'azione qua sopra che ha creato attraverso il camminare un altro spazio, un'opera. Questa è la prima opera nomade che dopo quelle dei situazionisti che non lasciavano tracce, qui si ricomincia a diventare un oggetto in qualche modo, no? Anche se è un oggetto che scompare, ma non so se a Celle c'è un'opera di Richard Long, vero? Perché Richard Long poi in realtà è anche neolitico, cioè fa anche i ama i menhir, oltre ad essere un nomade, anche, cioè, sa che il nomade può fare delle opere in pietra, perché lui porta con sé consapevolmente questa storia. Ah vabbè, qua ci ho messo, vabbè, era un ragionamento sul contesto naturale e artificiale, questo lo faccio, è una cosa che faccio con i miei studenti, diciamo, questa linea nera se la metto in un quadro di Kandinsky diciamo è mimetica, se la metto in un quadro di Pollock no, e quindi come lo stesso, la stessa azione artificiale può cambiare con il contesto. Questo è la stessa operazione fatta da Michael Eiser, che è uno dei land artisti insieme a Robert Smithson che hanno costruito la teoria della land art, ed è, si chiama double negative, ed è un'assenza doppia in un deserto americano. A questo punto, come vi dicevo, la scultura è uscita fuori dal timpano, guadagna spazio agli architetti e dice: io sono di nuovo come te, posso trasformare il territorio attraverso dei segni artificiali, posso cambiare i paesaggi e lo posso fare a tutte le scale. Questo è un canyon, c'è una persona, sono, se non ricordo, 10 metri per 10, volevo solo farvi capire questo, perché si chiama double negative, perché c'è una prima impronta di un'immaginaria prisma trasparente infisso nel deserto, e poi c'è una seconda assenza, una seconda negatività, quindi c'è un'impronta negativa sul positivo, ma c'è anche il negativo sul vuoto, cioè io lì continuo a vedere una presenza anche quando sta nel vuoto, perché, e quindi c'è un doppio negativo. Vado a chiudere, basta. Allora, qua è la differenza tra Carl-André che fa delle opere su cui salire. Adesso c'è di Carl-André, c'è una bellissima mostra a Parigi, se vi capita, alcune opere di Richard Long, perché oggi lo rincontriamo. E queste sono, lui mette un col compasso, fa un giro sulla cartografia e poi cammina tutti i sentieri, tutte le strade che stanno all'interno. Quindi con il tuo essere lì, con il tuo camminare, puoi anche fare delle azioni di arte sulla cartografia. Volevo solo, questo è Robert Smithson, mi dispiace saltarti, anche Cristo forse l'avete visto, e quindi diciamo è l'ultima in ordine temporale di queste opere fatte sul camminare. Volevo solo arrivare
in fondissimo. Ah, qua c'è ancora Stalker, no, vabbè. Ecco, questa era la camminata che abbiamo fatto l'anno scorso di 3 giorni sul contemporaneo, e poi siamo arrivati a questa rovina del contemporaneo con una piscina fatta da Calatrava, abbandonata per dei mondiali di nuoto che non sono mai stati fatti da dentro, e sono costati 400 milioni e ancora altri 400 ci chiedono, anche a voi, di pagare per completarla. E le rovine del contemporaneo, Roma è piena di rovine del contemporaneo, adesso stiamo per farne un'altra con lo stadio della Roma che sicuramente non finirà. E questa è quella a cui vi invito a venire dal 20 al 23 aprile per il compleanno della nascita di Roma, il 21 aprile, rifacciamo il viaggio di Enea. Non nel Mediterraneo, ma quando Enea arriva profugo di guerra, siriano probabilmente, curdo, ma in quegli anni di Enea c'era un sacco di gente che viaggiava per il Mediterraneo, addirittura pensate ci affogavano. Ecco, oggi ho sentito dire che succede ancora, noi cammineremo con i rifugiati di Roma riportando, diciamo, una nuova mitologia, una nuova, riprendendo il mito, saliamo su al lago di Nemi e poi riscendiamo a fondare la nuova Roma. Se volete essere con noi, siete invitati. Bene, allora ringraziamo Francesco.